Il rinvio è quello di Musso, Zapata con il petto, su di lui Ivan, chissà che gli toglie il pallone, arriva però Ruggeri, poi Ederson, ancora chissà, può partire Osimhen in campo aperto, attenzione Kvaratskhelia dalla parte opposta, riceve la sfera al limite dell'area, entra in area, va Kvaratskhelia, doppio dribbling, triplo dribbling, destro! Destro pazzesco di Kvaratskhelia, il Napoli è in vantaggio, un'azione incredibile del duo d'attacco più immaginifico del campionato italiano, Osimhen per Kvaratskhelia, triplo dribbling, tripla sterzata, destro fiondato potente centrale, ma inarrestabile per Musso che si insacca alle spalle dell'estremo difensore dell'Atalanta. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al quarto d'ora nel corso della ripresa, ha segnato il Napoli, ha segnato Kvaratskhelia. Mezzo errore dell'Atalanta, mezzo errore sul quale il Napoli si è fiondato, con Osimhen che ha aspettato la posizione di Kvaratskhelia, e poi il capolavoro del georgiano, perché almeno in due occasioni erano tutti certi che avrebbe tirato, i difensori si sono lanciati a chiudere e lui per due volte ha fintato il tiro, alla terza l'ha messa davvero imparabile sotto la traversa. Il suo piede è un'estensione del suo pensiero, il pallone è un amico fedele del numero 77 e infatti lo premia rimanendo incollato al suo piede destro, dopo tre sterzate è una conclusione imparabile alle spalle di Musso, violenta centrale ma precisissima, imprendibile per l'estremo difensore della Dea, il Napoli in vantaggio per 1-0. Questo è un capolavoro offensivo nella determinazione di Osimhen, nella capacità e nella freddezza del trovare il compagno di squadra. Kvaratskhelia ha fatto il resto, il tanto che separava il Napoli dal vantaggio, ma non ha tradito il 77, non ha tradito nel giorno in cui ha ricevuto il premio come miglior giocatore del mese di febbraio, la seconda volta quest'anno che Kvaratskhelia riceve questo premio da parte della Lega di Serie A, e non c'era mai riuscito nessuno prima di lui, è il primo giocatore ad avere questo riconoscimento due volte nella stessa stagione. Ora il Diego Armando Maradona è un'autentica bolgia, il Napoli è passato in vantaggio al quarto d'ora con Kvaratskhelia, grandissimo il suo gol.